per un certo periodo, di conoscere l'ambito da prima attraverso la Lega per il Divorzio, altre associazioni, e perché alcuni amici che militavano la Lega per il Divorzio erano anche radicali, quindi ci si vedeva. E poi, in occasione referendum sulla legge reale, abbandonai il Partito Repubblicano per poter essere libero di fare campagna elettorale contro quella legge che rappresentava appunto un momento forte di tensione e di rischio antidemocratico e antilibertario. E devo dire che con Landi capitava spesso di parlare anche dopo anni, magari si sentiva ogni 6 mesi anche dopo che uscì dall'Italia, per varie ragioni. Dal sistema uninominale al criterio di leadership al liberismo che non condividevo. Landi, ho sempre pensato che in realtà era su posizioni di sinistra radicale, la sua posizione era abbastanza chiara dal punto di vista della socialità, della posizione economica, e si parlava di politica, ma la politica per lui era stato spesso era soprattutto interesse verso le persone. Nasceva da questa esigenza, era dalle persone che passava l'esigenza politica. Credo che una delle prime occasioni che egli ha avuto di fare un'azione con una coloritura in qualche modo politica è quando andò a trovare in carcere, a proposito di carceri e di Ernesto Rossi, andò a trovare in carcere Licisco Magagnato, in carcere per attività partigiana, per attività antifascista, allievo anche lui di Giuliolo, e questo. Andare a trovare in carcere uno non era certo un'azione indifferente per chi, per il regime di allora, per il periodo bellico che stava correndo. Eppure ecco che questa sua azione, che aveva una coloritura politica, nasceva anche da un'esigenza personale, umana, di portare solidarietà a una persona. E lo stesso dopo, quando si trovò a fare il servizio militare in tempo di guerra, in fureria cosa faceva? La prima cosa che da primo avvicinamento forse alla resistenza, ne aveva altri, con altri ex compagni di scuola, andavano a trovarlo e lui, che era in fureria, passava i maglioni, passava le coperte, perché sono in montagna, non dovrà mica morire del freddo. Cioè questo dato umano che è stato sempre presente come un dato apparentemente prepolitico, ma in realtà interamente politico, perché faceva tutto uno nella sua umanità tra l'azione politica e la solidarietà personale, la sensibilità verso le persone. E certo, credo fosse stato in tempo di guerra che lui si trovava a fare il corso allievi ufficiali di cavalleria, perché sapeva tirare di scherma, e chi sapeva tirare di scherma più facilmente entrava in cavalleria, e dice, e ci facevano fare il corso di danza, tutta guerra si è persa. Questo fu il suo commento da dover fare. E quindi questa sua azione fu spesso di attenzione verso le persone, è stato ricordato come avvocato, a volte diceva scherzando, neanche i boi, neanche macchie da lavoro. E non solo da Vicenza, poco una volta a Roma dicevano, se sei a Vicenza ti succede qualcosa, se sei nel Veneto, se sei in Nord Italia ti succede qualcosa, c'era anche un po' allargando il campo di quanti ricorrevano a lui. E non chiese mai riconoscimenti, ma non solo non chiese riconoscimenti economici, ma credo sia giusto ricordare che non chiese mai nemmeno riconoscimenti politici, e che forse il partito avrebbe voluto, che non sarebbe stato solo un riconoscimento. Io sono convinto che la politica italiana si sarebbe avvantaggiata di una presenza politica nazionale, un ruolo politico di Ferdinando Landi, proprio per questa sensibilità e questa moderazione, che aveva moderazione di modi, non di obiettivi, che portava il dato della politica. Forse il partito radicale avrebbe avuto esigenza, avrebbe avuto ricchezza da una sua presenza, invece forse si fecero altre scelte e lui mai se ne rammaricò, non sentì mai rammaricarsi di questo. Qualche volta, quando io condividevo il partito radicale, cercai di dire, ma perché non viene, si candida Landi, che è la persona più, non solo più rappresentativa di Veneto, ma che darebbe un contributo particolare all'azione politica. E questo non accade mai, ma non si sentì mai in mezza parola il crescimento personale, come del resto è stato ricordato. E credo che questo sia un modo di intendere la politica diverso. E questo modo anche comportamentale non è casuale. Quando si parla di Ernesto Rossi e di altri che furono fonte delle sue letture, Bobbio e altri, c'era tutta una scuola democratica radicale, democratico repubblicana dietro le sue letture, di gente per cui la parola libertà faceva rima con austerità, e lui andò anche oltre, se vogliamo, per molti aspetti. Non era solo un comportamento casuale, era un costume senz'altro personale,
ma era anche un modo di intendere il rapporto con la politica, il rapporto con la propria libertà e con quella degli altri. Quello che c'è stato, quindi, il suo non essere ideologico, era un essere laico in realtà. Sì, voglio aggiungere una cosa che mi hai richiamato tu, non sapevo che Ferdinando conoscesse di Cisco Magagnato, cioè uno dei ragazzi di Antonio Giriolo. Ecco, scopriamo, io non lo sapevo, scopro adesso, che c'è una linea rossa a Vicenza che accompagna dagli anni dal 36-37 in poi, che accompagna questa generazione di giovani che si formano, maturano su temi liberali, libertari, su temi e non violenti, perché alcuni di questi giovani adesso non esistono più, non ci sono più a Vicenza, l'ultimo è morto qualche anno fa, Enrico Nicolini, e alcuni di questi giovani erano seguaci di Antonio Giurioli. Antonio Giurioli ha rappresentato per Vicenza questo maestro morale che ha avuto come maestro a sua volta Aldo Capitini, gli elementi di un'esperienza religiosa, che sul piano religioso e morale si hanno formato un nuovo stile politico. Ricordiamoci che Antonio Giurioli, diventato partigiano con il Partito d'Azione, e Bobbio diceva che era autentico, è venuto a commemorarlo a Vicenza, faceva la sua guerra partigiana con la sicura al suo fucile e morì in uno scontro con il fucile inutilizzabile per salvare un compagno. Ecco, Antonio Giurioli era rappresentante vicentino di questa moralità, di questa moralità non violenta capitiniana. Questo filo lo ritroviamo in molti di questi giovani. Io non sapevo che Ferdinando Lanti aveva conosciuto alcuni di questi giovani, che addirittura era andato a trovare un compagno di, credo, un anno di differenza di corso, che addirittura era andato a trovarlo in carcere. Sì, sono cose che contano, cioè, che come sì, forse ricorderanno, ricorderemo a un certo punto quando lo liberano dal carcere, vuoi portarli in montagna, ti vuoi scaricare i sciopi perché ti dica nostra di una battaglia ideale, ricordava sì, Meneghello. Quindi sì, c'è questa idea di una battaglia che non dovrebbe avere bisogno delle armi, ma solo delle idee, della ragione, sì, della serenità anche lì, della ragione. Credo ci sia, cioè, probabilmente una stessa scuola. Un sì, è la scuola dell'esempio, è lì sì, il maestro di tutti questi giorni, l'esempio, l'esempio morale. E credo che poi nel caso di Landi uno degli esempi era quello che lui faceva, non chiedevo fosse fatto a lui, non chiese nulla al Partito Radicale, non chiese nemmeno quando ebbe un processo, lui come imputato, in cui serviva un ricorso alla Corte Costituzionale, si affidò a Leopoldo Piccardi e gli arrivò a casa la parcella, cosa stranissima, lui non fece una piega, pagò il conto, dopo che gli arrivò una letterona di scusa, dice scusami la mia segretaria non perdona a nessuno e ti restituisco l'assegno. Ecco, Landi non aveva nessuna segretaria che facesse questo. Infatti abbiamo detto che batteva da solo, sì, che quindi senz'altro non stavamo particolarmente attento alle parcelle. E questa è l'idea, questo modo di guardare le persone, questa mancanza di retorica. Meneghello amava fare i confronti sulle intraducibilità di certe parole. Io credo che se si dovesse tradurre understatement, forse Landi sarebbe la persona che meglio può tradurre. Traduceva questa parola nel suo modo di essere, di comportarsi, e lo fu anche nei rapporti personali, probabilmente. Come saprete, egli conobbe la Alda tramite una nostra comune amica che abitava a Mestre, andò lì per riunioni professionali, poi si conoscevano, frequentava, cominciò a frequentare un po' di più Mestre in quel periodo. Ma e anche lì l'impressione era quella di un avvicinarsi con discrezione, con affetto, senza anche nei rapporti personali, come nell'affetto nei confronti dei figli che aveva l'Alda, fu sempre un rapporto per qual poco che abbiamo saputo da amici, che ho avuto in qualche modo presente direttamente, di attenzione e non di imposizione, di attenzione e non di voler insegnare nemmeno a dei giovani, suggerire al più. E credo che questo suggerire, questo voler suggerire senza, rimanga una lezione. Una lezione che mi sembra sia stata un po' comune anche gli interventi che ci sono stati. Grazie.
Mi sento Noè. Anche sempre Noè. E ora devo fare dei ringraziamenti. Ringrazio intanto Fiorenzo che sta vicino. Il nome è Roberto. Sì, Rossi Roberto. Che sta vicino a Ferdinando negli ultimi tempi, dove c'era più forte necessità. Mi ricordo la sorella una volta che mi aveva detto non so cosa faremmo se non ci fosse Fiorenzo. Ecco, di questo ti ringrazio. Ringrazio anche il dottor Cristofani, che secondo me ha colto quell'aspetto bello di Ferdinando, che anch'io, pur avendolo conosciuto negli ultimi 20 anni qua e frequentato in maniera, come dire, così, non continuativa, diciamo, però ecco, me colpiva quest'uomo che con la sua figura portava, con la sua mitezza, portava dentro di sé quel bagaglio di lotte che in altri piazze, se non vicentine, vero, viene gridate, in qualche maniera così, forse un po' troppo, ecco, enfatizzate, che magari con risultati che sappiamo. E lui invece si poneva con la sua mitezza con temi così magari astrosi, l'antiproibizionismo e altre cose, no? Eppure lui l'affrontava e ti dava, come dire, una forma di serenità nel capire che tutto sommato se si ragiona di politica, si ragiona, e lui portava il ragionamento. Ecco, ricordo così per inciso tante, perché poi io avevo anche, ho così sempre e magari con lui mi permettevo anche, come dire, della franchezza. So che ad esempio una volta che continuava a esercitare la professione fino a, anch'io sono stato suo cliente, però io non per ragioni ideali, quindi ho pagato una volta su una causa di incidente stradale e un'altra con la cassa mutua geometri mia che si è fatto rimborsare perché abbiamo vinto a casa. Beh, però io avevo chiesto, ho detto, ma come mai lavora fino a questa tarda? Perché sai, la pensione non mi basta. E allora ho detto, hai pagato poco di contributi, sai com'è, con tre clienti tossici e zingari. E ricordo l'episodio del zingaro là, attese sul Brenta, che era stato arrestato perché aveva colto dei pomi nel campo, che lui aveva fatto libero e gratuito patrocinio, e che questo poi è stato assolto, vero, diceva, e che anche dopo anni, quando mandava qualcosetta, gli mandava un contributo, ricordava, sì, da Ancona gli è arrivato un vaglio, ha detto, voglio dire, è una persona straordinaria. Io mi rammarico che così, non so, che non si possa avere, come dire, avevo chiamato l'America, ho tentato di seguire la radio a Roma nelle immediate così le ore del suo decesso. Se è stata data la notizia, non so se la radio, Radio Vaticana ha dato la notizia della mancanza di Nandi, io non ne ho mai sentito parlare, ecco, bene, no, perché io sono un ascoltatore, ecco, perché mi dispiacerebbe che come dire, che non passasse, ecco, si sta registrando, mi augurerei che così un patrimonio come quello di Nandi, della sua persona, venisse valorizzato come non lo è stato in passato, per dire, ecco, credo che Nandi meritasse più attenzione verso quel partito a cui lui ha dato tutto, insomma,
non so, non credo altra figura di coerenza e limpidezza nella sua cosa. Ecco, mi ricordo, non so, non per amor di polemica, ma Donatello mi ricordava che l'unica carica che ha avuto all'interno del partito di rilievo Landi l'ha avuta perché quella volta Pannella si è inventato, subito poi accantonata, di estrarre a sorte la presidenza del Consiglio, ecco, e quindi è giocato Landi. Per dire, oppure quella formazione delle liste è così, ecco, però voglio dire, nel discorso che ci è stato fatto sentire si legge, no, l'entusiasmo va scemando. Non vorrei che fosse, oltre all'età, ci fosse stato anche questo così distacco, visto che magari su certe cose che erano sempre da anni ribadite, ripetute e non mai ascoltate. Landi era così, ricordo, e chiudo, quella volta che lui aveva ricoperto, mi sembra, la presidenza della Commissione Ambiente in provincia. E si dimise, mi ricordo, dopo aver dato parere contrario, ha visto sorgere quell'edificio là ad Altavilla che si vede all'entrata, ecco, e mi ricordo, io l'ho visto crescere, mi sono dimesso perché, ecco, voglio dire, Landi era così, nel senso che lui testimoniava una linea e dopodiché però se non andava faceva un passo indietro, insomma, è una grande lezione di vita. E credo che Vicenza ha avuto l'umor, grande figura, vero, ma Landi può benissimo competere, proprio, caro sindaco, ex sindaco, vero. Ma sì, è un patrimonio che dovremmo essere orgogliosi di avere frequentato e convissuto insieme, insomma, ecco, vi ringrazio. Giorgio, tu te lo ricordi Ferdinando di... Me lo ricordo, ragazzi. Ci puoi dire qualcosa? Sì, certo. Un amico qui mi aveva prima detto, vedendomi, forse anche mostrando un attimo di sorpresa, perché ero qui. Allora mi ha detto, non avevo mai saputo che tu fossi un radicale. E in effetti non lo sono mai stato e Ferdinando lo sapeva, che eravamo piuttosto distanti sul piano politico. Io avevo conosciuto Ferdinando nel mondo cattolico, perché lui aveva l'età di mio fratello, 5 anni più di me, lui ne aveva 6 più di me, e quindi ho buona memoria per ricordare che faceva parte di questo bellissimo gruppo di giovani che sono cresciuti nel mondo della parrocchia. Dopodiché ognuno ha preso la sua strada. Lui era rimasto amico di mio fratello, che purtroppo è mancato, della laurea d'onore dell'Università di Padova, è stato in carcere per antifascismo, eccetera, eccetera. E poi con Ferdinando ci siamo riavvicinati quando io ho cominciato a lavorare nella vita pubblica e lui era già allora radicale, lui già allora aveva maturato il suo antimilitarismo, il suo senso dei diritti civili. E allora non è che ci siamo, non posso dire ci siamo frequentati,
non posso dire questo, ma i nostri incontri erano incontri di pochissime parole, perché lui era quello che avete descritto splendidamente, anche in modo quasi commovente, e io capivo che c'erano distanze, però avevo sempre questo segnale quando lo vedevo, quando lo incontravo, che era una delle persone culturalmente e politicamente più coerenti di Vicenza. Non ha mai chiesto niente. Si sapeva che era, la sua era una piccola minoranza, piccolissima. E anche le minoranze hanno spazi, ma lui non cercava nessuno spazio. Lo spazio suo era lo spazio dell'ideale, e questo lo capivano i bianchi, i rossi, i verdi, i gialli. Io ero democristiano, sono stato sindaco democristiano di Vicenza, e poi abbiamo, il rapporto è continuato. Qualche volta durante il mio periodo di amministrazione si faceva vivo, ma sempre con un'attenzione, una discrezione, un rispetto, per cui gli si doveva rispetto, e man mano poi ognuno cresce, si matura, anche uno che ha fatto la mia vita a contatto con tutti i mondi, ho assunto anch'io posizioni magari diverse, e però questo era sempre un riferimento nella città. Certo che sì, si potrebbe onestamente dire, ma avrebbe potuto essere utilizzato di più. Io mi ricordo quando lui, insieme con Neri Pozza, ha fatto parte di quella commissione, quella ambientale, per cui poi sono venuti fuori quei due specie di casone, che il sindaco, non certo perché non è a Vicenza quella roba, è Altavilla, e il sindaco di Altavilla si difendeva, pensate voi, davanti a uno del rigore di Ferdinando, si difendeva dicendo, sostenendo che purtroppo la commissione, i ministeri, eccetera, gli avevano consentito di farne solo due, perché lui voleva trasformare tutto, addirittura citava, dice, siete mai stati a Monaco, ma non Monaco di Baviera, certo, siete mai stati e là avete visto che sono tutti grattacieli, questo dovevamo fare ad Altavilla, autenticamente. Quindi capite che davanti a ste robe uno come Ferdinando non poteva che andarsene sempre con, senza troppe polemiche, con la sua serena tranquillità, che era la superiorità dello spirito e dell'intelletto, ecco. E quindi è una persona a cui mi sentivo di voler bene, ecco. Anche se, ripeto, il nostro è stato un rapporto fatto di incontri e di poche parole, perché sapevamo quello che ci poteva unire e sapevamo anche quello che
che non ci univa come avviene nella vita democratica. Quindi, se potessi dire questa ultima parola, sì, direi anch'io, non voglio fare la lacrima di coccodrillo, direi anch'io che l'uomo non è stato utilizzato dalla città per quello che poteva dare. Però nella vita politica occorre anche una autopromozione, occorre, per la quale lui non aveva nessuna vocazione e ha preferito restare con la sua limpidità, la sua, il suo senso del rapporto con gli altri, ha preferito fino all'ultimo istante, penso, essere solo se stesso, perché forse di questo si era consapevole, che era un se stesso degno di onore, e voi avete fatto bene oggi a fare questa iniziativa per ricordare e onorare una persona davvero onorevole. Grazie. Ma voglio dire qualcosa anch'io, anche se sono appunto un radicale di una generazione successiva. Io posso dire che ho conosciuto oggi Ferdinando Landi, anche se sono iscritto e militante del Partito Radicale ormai da metà degli anni Ottanta, dal caso Tortora in avanti, e ho sempre sentito citare Ferdinando Landi. C'ero a Monastier, ma poi devo dire che è uno di quei nomi della storia radicale che Pannella ha sovente citato. Però quando ho visto la notizia della morte, anche Walter Veceglio ha fatto un bel editoriale su Notizie Radicali ricordando la frequentazione di quella prima sede, di quella sede radicale precedente a questa, via Vittoria Argentina 18, io mi sono reso conto che non avevo idea di che faccia aveva, non avevo idea di chi era Ferdinando Landi, tranne appunto il nome di un pezzo della storia del partito, il nome di uno che aveva un archivio importante, consistente, perché ero a Roma nella sede del Partito Radicale quando è arrivata la notizia della donazione fatta da Ferdinando e dalla sorella alla biblioteca, e quindi c'è stata una discussione anche con Sergio Stanzani per capire qual era il materiale, cercare di avere conoscenza anche per il Partito Radicale di qual era, diciamo, il patrimonio che poteva magari intersecarsi e in qualche modo rendersi complementare con l'archivio storico del Partito Radicale che è a Roma. E quindi davvero vi ringrazio, e ringrazio Maria Grazia Lucchiari che, sapendo che io ero a Padova per lavoro, è passata a prendermi e a portarmi qui oggi, perché è stata davvero una scoperta di un radicale ignoto, che era una campagna che abbiamo fatto nel 2008-2009 con Radicali Italiani, quando io ero presidente di Radicali Italiani, proprio per dire che questo paese, per molti aspetti questa povera patria, ha comunque una costellazione di persone strane, diverse, fuori dall'ordinario, che hanno saputo essere un pezzo diverso di questo paese, un pezzo davvero alternativo di un paese che non è conosciuto anche ai radicali che sono arrivati dopo, sicuramente non è conosciuto alla grande opinione pubblica, sicuramente Ferdinando era conosciuto qui a Vicenza e a quelli che hanno avuto l'occasione di incontrarlo e di frequentarlo, però temo davvero che sia un patrimonio, come tanti altri nomi della galassia radicale, che non sono conosciuti all'opinione pubblica, ed è una, diciamo, una perdita generale per la cultura politica di questo nostro paese, perché sono in genere persone che davvero hanno fatto della militanza difficilissima di quegli anni, addirittura dal 55
ma anche poi gli anni 60, queste grandi traversate del deserto, come ama dire Pannella, di momenti molto difficili in cui essere radicale voleva in qualche modo essere indicato o insomma additato con tutti i peggio nomi poi in genere dall'opinione pubblica, dei ben pensanti. E invece persone che hanno saputo costruire e mantenere fede a degli ideali di cui dovremmo davvero essere fieri. In particolare anche chi come me poi è arrivato dopo e ha avuto l'onore di avere invece incarichi e di avere invece postazioni di lavoro anche elettive, ma mi rendo davvero conto che di fronte a personaggi come Ferdinando Landi, ma personaggi di questo nostro partito, dobbiamo davvero essere grati e dobbiamo cercare di conoscerli. Quindi il vostro ricordo qua oggi, davvero come si citava ricordando Capitini, è davvero una compresenza fra morti e viventi. In qualche modo davvero Ferdinando qua è, oggi è qua e l'abbiamo potuto conoscere, e spero grazie alla registrazione che sta facendo Maria Grazia possa essere conosciuto da qualche radicale attraverso la radio, possa essere conosciuto in un ambito maggiore della ristretta cerchia vicentina. Lo merita, ma soprattutto ne abbiamo un disperato bisogno. Grazie.